In questi mesi, chiaramente di emergenza sanitaria, vi abbiamo raccontato di come molti settori soffrano ovviamente della crisi economica legata proprio al blocco di tantissime attività. C'è un altro settore che merita attenzione, di cui parleremo tra pochissimo. Intanto vi facciamo vedere un video con un appello che riguarda proprio ciò di cui parleremo tra pochissimo. Guardiamo. Non c'è più tempo, ci stiamo spegnendo. Il settore dei matrimoni è l'unico fermo da più di un anno e ha bisogno di risposte adesso. Ogni giorno che passa senza una chiara direzione muoiono aziende. Perché ci avete dimenticati? Perché possiamo andare in chiesa, in comune, al ristorante, a breve anche assistere ad intrattenimenti a teatro? Ed è vietato realizzare i matrimoni, che alla fine è la somma organizzata di tali attività. Noi abbiamo la lista degli ospiti e possiamo aiutare nel tracciamento più di qualunque altro esercizio. Dopo un anno che ha visto la morte e la paura a governare la sorte di vite e aziende, è ancora vietato celebrare la vita. E noi sapremo farlo in sicurezza, da professionisti quali siamo. Se al nostro settore è vietata l'attività da mesi, perché nessuna nostra azienda ha ricevuto un supporto economico equo? Qual è lo Stato che permette questo? Noi abbiamo provato a resistere, ma stiamo finendo tutte le risorse. Perché in altri Stati i matrimoni si svolgono in sicurezza o hanno ricevuto chiare linee guida e noi non riceviamo solo silenzio? Ogni giorno che passa senza una direzione perdiamo clienti e si spengono aziende. Anche noi facciamo girare l'economia. L'indotto dei matrimoni vale 65 miliardi di euro l'anno. Il nostro è il settore che vive sulla programmazione per eccellenza. Una riapertura comunicata sottodata in prossimità della stagione e condannarci a perdere il secondo anno di attività. Chiediamo risposte immediate e supporto economico concreto. Pretendiamo il diritto di scegliere, ognuno per la propria azienda. Pretendiamo una prospettiva, un programma chiaro e realistico. Pretendiamo risposte anche a tutela dei nostri clienti. Un futuro senza prospettive è ingiusto e calpesta la nostra dignità. Abbiamo compreso finito. Ci state spegnendo e qualcuno purtroppo si è già spento. Sono Chiara Sperti, floral designer, e chiedo risposte. Allora in collegamento con noi per questa intervista chiaramente in modalità sempre remota. Chiara, buongiorno e abbiamo lanciato questo tuo appello che condivide anche la voce insomma di tante altre persone che come te insomma sono nell'industria wedding, un'industria che come hai ricordato muove davvero un'economia che è importante ma che in questo momento è ferma e che non vede prospettiva anche per questo anno. Sì, purtroppo diciamo che ad oggi, 15 marzo, con una stagione lavorativa alle porte, noi non abbiamo un chiaro programma, non abbiamo delle linee guida a cui attenerci e oltre a noi anche le nostre coppie, i nostri sposi attendono delle direttive per capire come muoversi. La campagna di Save the Wedding Industry che è iniziata venerdì 12 marzo ed è durata fino a ieri praticamente, è stata una campagna spontanea promossa da tre wedding planner, Elisa Mocci, Lucia Burioti e Manuela Speroni, che hanno pensato effettivamente di dare voce a tutti noi che facciamo parte di questo settore che in Italia muove 65 miliardi di euro e non pochi e che ovviamente solo in Toscana ci sono 5.000, scusami, imprese e un fatturato di 170 milioni di euro. Quindi ovviamente stiamo aspettando delle risposte per capire come muoverci. Voi in questa situazione di emergenza non avete ricevuto aiuti, non rientrate in nessuna delle categorie previste dai famosi ristori prima, aiuti adesso, insomma, che cosa è successo in questo anno di pandemia?
Sì, abbiamo ricevuto, diciamo in due tranche, almeno io parlo personalmente per il mio settore, come partita IVA, ho ricevuto, diciamo, nel primo lockdown due ristori di 600 euro, cada uno. Che sommati 1.200 euro con il rischio di una seconda stagione quasi pari a zero, naturalmente è ovvio che non garantiscono nulla, non sono sufficienti per poter dare la possibilità ad un'azienda di sopravvivere. E purtroppo le Sì, per quanto riguarda, ecco, per dare un'idea di quello che è successo lo scorso anno, ecco, quanti sono stati i matrimoni cancellati o forse nel primo lockdown solamente rinviati, poi piano piano, almeno per gli amici, insomma, che io ho, che si dovevano sposare lo scorso anno, hanno rinviato, sì, ma poi hanno in realtà cancellato anche per questo anno, perché l'incertezza regna ancora sovrana e quindi molti non si sentono chiaramente di fare una scelta e magari di non festeggiare come vorrebbero, il giorno più importante della loro vita. sì, parliamo infatti, come hai ben detto, del giorno più importante della loro vita, dove c'è una carica emotiva non indifferente, dove anche la fase dei preparativi viene comunque coinvolta da questa emozione, dalla scelta dell'abito, l'allestimento floreale, la scelta della location, che ovviamente tutti elementi che emozionano la coppia. Nel mio caso, per esempio, io ho una media di 50-60 matrimoni l'anno, dove il 95% sono coppie straniere che vengono da ogni parte del mondo. Nel mio caso io sono riuscita a fare solo tre matrimoni la scorsa stagione, quindi parliamo del 2020, e di sole coppie italiane, perché già verso la fine di marzo, metà aprile, tutte le coppie straniere nel rischio hanno diciamo, optato per posticipare. E mi ritengo fortunata perché non ho avuto nessuna cancellazione, ma solo posticipi. E tantissima speranza sia da parte nostra come fornitori che da parte naturalmente delle coppie di rimandare alla fine solo di qualche mese, seppur ad una stagione successiva. Quello che quest'anno però si presenta è uno scenario anche più grave, se vogliamo, perché molte coppie, anche un po' tra virgolette afflitte da questa situazione e nell'ulteriore incertezza, purtroppo stanno pensando anche di annullare. Oltre i più coraggiosi o i più fiduciosi hanno rimandato tra agosto, settembre, anche ottobre, dove si spera ci potrà essere una situazione più chiara e magari con la programmazione dei vaccini più, diciamo, sarebbe auspicabile che tutti fossimo vaccinati. Questa è una speranza, però molte di queste coppie hanno già posticipato il 2022. Si parla anche di due posticipi che influenzano anche il settore emotivo. Scusate. Ti sentiamo con la tua bimba che chiaramente richiede attenzioni. Hai menzionato un aspetto importantissimo, quello dei matrimoni dall'estero, perché non ci dimentichiamo che l'appeal che ha la Toscana riguarda il turismo e anche i matrimoni si legano a questa componente. Insomma, c'è un indotto davvero molto grande che è cresciuto negli ultimi anni, quindi si rischia veramente di perdere un comparto impressionante, no? Da un punto di vista proprio numerico di economia. Credi che riusciremo a recuperare questo appeal o ci sarà comunque una flessione per quanto riguarda gli stranieri? Sì, io credo che appunto proprio per la Toscana, perché mi permetto sempre di dire
Dire che la Toscana è il bel paese per eccellenza e rappresenta un po' l'Italia. Quindi io che comunque lavoro con stranieri che vengono dall'America, Australia, anche Inghilterra, ma negli ultimi anni anche molti russi, devo dire che l'emozione, il fascino che la Toscana dà a queste persone che decidono di coronare il loro sogno in un posto così bello, credo che non dovrebbe essere minato dal Covid o da questa situazione che comunque si spera finisca il prima possibile. Io penso che dobbiamo avere pazienza e fiducia che tutto ritorni come a 2 anni fa. E quindi considera che la Toscana è il 30% del mercato internazionale, quindi Cortone e tutto il Senese sono luoghi di un fascino immortale praticamente. Vero, assolutamente, ce l'auguriamo tutti. Senti, facciamo vedere un po' di foto dal tuo profilo Instagram per far capire la meraviglia, no, delle creazioni che riesci a rendere nel giorno appunto più bello della vita di una coppia con location che, come abbiamo ricordato, nella nostra provincia, in tutta Siena, insomma, sono davvero da favola, da sogno. In più tu riesci ad impreziosire con queste creazioni floreali davvero in una maniera incredibile e ci sono davvero delle immagini davvero fantastiche. Ti chiedo questo, ecco, com'è cambiato anche l'attenzione che gli sposi rivolgono proprio alla cura di questi dettagli dei fiori che abbelliscono ed impreziosiscono le tavole, il bouquet della sposa. Insomma, il fiore è una componente davvero importante nel giorno del matrimonio, quasi da film americano. No? C'è una programmazione in questo senso. Sì, effettivamente si parla di programmazione proprio perché il primo contatto normalmente con le coppie, proprio per la progettazione del loro evento, si ha circa un anno prima dell'evento. Quindi in realtà questa attenzione è proprio nel rendere questo giorno ancora più unico. L'attenzione ai fiori sicuramente all'allestimento floreale. La prendiamo un po' dalle mode inglesi, francesi che hanno negli anni passati aperto un po' questo mercato anche curando ogni dettaglio, niente è lasciato al caso, anche l'apparecchiatura della cena ha tantissimi dettagli. Candele, palette di colori che naturalmente si armonizzano con anche l'aspetto floreale, che non rimane poi solamente fine a se stesso, ma ricrea veramente questo scenario da sogno, e quindi l'aspetto floreale è fondamentale. È assolutamente fondamentale. Allora, chiedo alla regia se è possibile mandare in onda queste bellissime immagini per far capire, insomma, quanto la cura di questi dettagli sia davvero importante oggi come oggi. E ti chiedo qual è stata invece l'idea più stravagante che ti sei trovata a dover realizzare per soddisfare, no, le esigenze dei tuoi clienti, quindi delle persone che si volevano sposare. Sì, l'idea più stravagante, forse, ma in realtà in quasi 8 anni di attività ce ne sono state varie, però forse quella che ricordo un po' anche con una coppia di australiani che volevano a tutti i costi un matrimonio in Puglia, non in Toscana, realizzare l'allestimento su una scogliera e che dal punto di vista logistico, Non era diciamo, non proprio è stato semplice. semplicissimo, però sicuramente
Per loro era importante e fondamentale farlo in quel posto perché comunque l'anno prima erano stati in vacanza e avevano poi deciso che si sarebbero sposati in quel posto. Sicuramente la loro emozione è stata condivisa poi con tutti gli ospiti che siamo riusciti a posizionare sui vari, diciamo, scogli. È stato un po' particolare, ma molto d'effetto, sicuramente. Sicuramente la location è stata davvero, insomma, non semplice da allestire, ma suggestiva. Qual è il colore per eccellenza, secondo te, nel giorno del matrimonio? Cioè, qual è il colore che non deve mancare nel bouquet floreale? Ma sicuramente il bianco e delle tonalità di rosa che anche se le mode cambiano ogni anno c'è un colore in particolare che viene scelto anche per l'ambito del wedding. Sicuramente il bianco e il rosa sono i colori che comunque ogni sposa vuole, desidera avere nel proprio allestimento, come anche dettagli, però sono colori per eccellenza. Senti, noi ti auguriamo davvero di riprendere al più presto la tua attività, ci auguriamo insomma che tornino i turisti, ma tornino anche le persone che vivono nel nostro territorio a potersi sposare in tranquillità con tanti festeggiati e a poter insomma stare insieme, perché davvero la condivisione di questo giorno è molto limitata, no? Dalle restrizioni che ci sono in essere, ovviamente. Dobbiamo essere tutti fiduciosi su questo. Chiara, noi ti ringraziamo davvero in bocca al lupo e tantissimi complimenti per il tuo lavoro. Grazie a voi, grazie.